Salve a tutti, benvenuti alla prima gara 2020 della Battaglia dei Bicilindrici. In una stagione che sembrava compromessa, a commentare con me, Federanza, abbiamo in cabina di commento Francesco Greco, presidente del Motoclub Saponettari, che al momento è il vero motore di questo trofeo. Grazie Raffaele. Era partito alla grande col Mugello più di 50 partenti. Siamo qui a Varano con ben due griglie. Sì, assolutamente. Buonasera a tutti, salve a tutti. Siamo qui stracontenti e emozionatissimi di vedere queste gare come saranno. E moltissimi appassionati si sono iscritti, ci danno supporto e questo ci rende ovviamente orgogliosi. E questo è una cosa molto molto importante, perché è dimostrazione del lavoro ben fatto. Un trofeo che, ricordiamo, ha radici ben lontane, ritorna qui a Varano per una stagione che appunto avrà una tappa in questo 25 e 26 luglio. Avremo poi una doppia gara il 12 e il 13 settembre, quindi doppia assegnazione di punti, con chiusura al Tazio Nuvolari ad ottobre. Quindi una stagione che abbiamo ripreso per i capelli, no Francesco? Ma è la soddisfazione soprattutto di un legame forte con il motoclub ducale e con Filippo Del Monte. Assolutamente, Filippo ci ha dato molto spazio nei suoi trofei Modestate e noi siamo contentissimi di far parte di questa grande famiglia, perché questo è. Quindi veniamo alle griglie, alla presentazione delle griglie, no? E andiamo subito appunto a vedere che cosa è successo al termine delle qualifiche, quindi a brevissimo tutto quello che è successo in pista. Seconda partenza della giornata per la BDB qui a Varano e in linea di partenza la pole position è andata a Giuseppe Boccatore, 1.65 per lui, 1.09.757 per il pilota piemontese, gran partenza per lui. Ricordiamo che tra l'altro pole ha guadagnata nel primo turno di prove ufficiali, e alle sue spalle Del Dero 1.36, 1.14.457, quindi Francesco Bernarelli numero 27, sempre porta colori dei Saponettari, 1.15.321, alle spalle di Bernarelli Rovelli, Nicolas Rovelli numero 821, 1.16.169, quindi Fabio Bernardi numero 70, il vice president del Motoclub Saponettari, che ha strappato 1.16.322. Quindi sesta posizione per 1.231 Alessandro Cece, ricordiamo, in forza all'Aprilia Cup V2. E trofeo che appunto corre all'interno della BDB in questo 2020, per lui in 1.16.745, quindi con la 92 Giovanni Mattei, 1.16.980, scusate, gran tempo per lui che gli vale appunto la settima posizione assoluta. A seguire con il numero 7 Luca Bassetto, vecchia conoscenza della BDB, 1.17.523 per il romano. E quindi col 123 Marco Querio, 1.18.581, altro buon tempo assolutamente per il numero 123, quindi a seguire di sì col 107, 1.24.557, e quindi in chiusura di schieramento col 664 Leonardo Pier Giovanni, 1.26.036, tempo raccolto per quanto riguarda Pier Giovanni nel primo turno di prova. Vedremo quanto saprà rifarsi nel corso della gara, appunto degli 11 giri a disposizione della potente e veloce. Allora, ciao a tutti di nuovo. Questa pista devo dire che è molto insidiosa. Ci sono delle S molto, molto difficili da dover chiudere, è molto molto difficile. E siamo andati abbastanza bene, diciamo, per essere una prima volta abbiamo chiuso la qualifica 1 a 1.16.3, quindi mi ritengo abbastanza soddisfatto per la mia Milfona 999. E quindi speriamo domani di migliorare in qualifica 2 e dare il meglio in gara, ok? Va bene. La new entry del campionato, amico da un po' di tempo, Giovanni Mattei, che ha deciso addirittura, se non ricordo male, di passò al V4 lo scorso anno, e due anni fa, di ricomprare un 1299, quindi un bicilindrico per correre in questa tipologia di campionato. Che ci dici di questa cosa, Giovanni? Allora, io sono rimasto affascinato da questo progetto, quindi ho venduto il mio 1299 in cui ci ho corso 2 anni a Vallelunga. Francesco mi contatta e dice: guarda, io ho messo su questa idea qui,
mi piacque subito con l'idea di un paddock amichevole, in cui si condivide la passione, in cui non, l'agonismo c'è, ma fuori dalla pista c'è una grande amicizia. Questo è l'elemento secondo me cardine, no? Io dico, guarda, io ci sto in questo progetto, mi sono ricomprato il mio, un altro 1299. Bellissimo, perché comunque quando poi vanno a nozze le cose, diciamo, è tutto bello, quando sono contente le persone, per noi è il massimo. Tra l'altro, tempi anche interessanti, perché comunque, guarda, per essere la prima volta a Varano. Prima volta a Varano, infatti domani ho studiato la griglia, insomma, siamo 5 piloti in meno di 2 secondi, quindi sicuramente... Per un livello comunque... Sì, sì, da, insomma, voglio dire, a parte Vogaturi che gira in 10, siamo... 9, adesso lo chiamiamo, ma ha fatto 9 Vogaturi. Ecco, però siamo 5 piloti in meno di 2 secondi, quindi ci sarà da divertirsi, daremo il meglio di noi in pista e grandi brindisi fuori. Dai, va bene, grazie. Infatti, ok, grazie Giovanni, grazie, ciao. Altra new entry dallo scorso anno, il buon Murdoch, che lo scorso anno dovevi fare tutto il campionato, tra l'altro, sì. E poi alla fine hai fatto solo una gara. Sì. Però tipo Highlander, perché hai fatto quella gara, poi ne hai fatte tipo altre due. Sì, ho fatto Francia Corta, che vabbè, pioveva, della Resat, che poi ripeto e ammetto quello che ho detto l'anno scorso, il bastardo di Vocature, che mi aveva scritto anche la BDB che non conoscevo, ma che niente, ho saltato Varano per un sinistro, ok? E poi dopo sono venuto al Tazio e ho fatto 3 gare. E poi sei qua con noi iscritto, sei uno di quei dei soliti permanenti che crede nel progetto insieme appunto al Vocaturex, e raccontaci invece com'è andata alla fine oggi, perché comunque siamo qui pure per dare un po' di gas, no? Ti vorrei dire che oggi sono contento di essere qua e di poter gareggiare comunque. Possiamo dirlo forte, lo stavo dicendo prima, perché sì, questa situazione del Covid e anche la salute in generale è veramente purtroppo altalenante in periodi del genere. Poi chi c'ha magari un problema, chi un altro, l'importante è superare i discorsi e andare avanti, come dicevo pure Massimiliano Porta, nella vita e anche nelle gare. Quindi già che tu sei qui... Assolutamente sì. È straimportante. Qui è... Beh, faccio tutto quello che posso, anche se il Vocaturex dice che sono un fermone, ma ha ragione. Quindi... Allora dai, vieni, comincia a venire qua, Vocaturex. Allora niente, vabbè, la moto, io come dicevo, mi piace tantissimo quando passi qui, piccola cosa, perché dai proprio la botta col fatto che tu ti muovi un po' in sella. No, no, che dà la botta, no? Dai la botta di gas, ma si sente bene la botta di gas. Dai, ti sposti poco in sella. Dilla, sì, mi sposto poco in sella. Sì, lui ha questa caratteristica, guida molto cucito in moto. No, non sei un fermo, guida molto, è molto cucito come postura. E per problemi miei di... Vabbè, sì, guidi così, esatto, e ha questa tecnica che ovviamente è risaputa, ma lui la sfrutta ancora di più, soprattutto nelle S di Varano, in questa dove ti ho visto prima, che dà questa botta e fa girare la moto, questa botta di gas, e si facilita la chicane, no? Con questo col gas. Sì. Di un sacco di fregnacce. No, no, viene così a caso, è culo. Dai, Vocaturex, Vocaturex, vieni qua, dai. Guarda la mascherina di Vocaturex. Se no facciamo assembramento. Devi andare perché sennò facciamo assembramento. Che mascherina c'ha? Torniamo subito sul Vocaturex, che ha fatto la solita pole. La solita gas. Quest'anno Forcelloni attaccato, staccato. Raccontaci un attimo come stai e come stai, quello che mi hai detto tu prima. Quest'anno Forcellone corto, ma con... pivot dell'R modificato, una serie di cose per avere un tiro catena che ci permette di tenere la moto stabile. Giri più forte quest'anno? No, 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 no. Quanto hai fatto? 9. E nel MES? 9. Uguale. Sì. Però da noi sempre su una ruota. Però ecco, era un 9 è stato un 9 divertente, perché sì, lì non ho concorrenza, perciò... Vabbè, allora, la concorrenza... Molto di più. La concorrenza doveva arrivare. La concorrenza doveva arrivare, questa è la verità, infatti ci siamo rimasti un po' male, perché però, comunque facciamo, no? Tutti i sacrifici, però... aspettiamo sempre tutti quanti a braccia aperte, piloti, veloci, meno veloci... Noi siamo tutti uniti, perché comunque l'unione fa la forza, più siamo, più... Ma guarda se devo fare l'intervista a uno che ci ha scritto Greco e un fermo sulla mascherina, ma chi è sto Greco? Dai, sei un infame, ti tolgo la parola, vai via, basta, comando io. No, dai. Che senti, no, al di là, hai portato il barbecue, partiamo, esatto. Dobbiamo accendere la griglia, certo che l'ho portato! E alla fine la BDB, oltre a... avere personaggi, oltre ad avere personaggi comunque bravi, che nel corso degli anni hanno esperienza, hanno avuto, sono diventati veloci e anche forti, perché questo è, ok?
comunque sei stato sempre veloce Tupino. Abbiamo personaggi come appunto Dall'Aglio e anche... una bella moto, occhio. Beh. Cioè io una 1299 è fatta bene, adesso non è che sono veloce, c'è gente che corre con 80 cavalli, io ne ho 200, cioè sei veloce. Non sempre sti 200 cavalli sono... Certo, però la moto è una bella moto. Va bene, dai, vai ad accendere la griglia perché ho una fame. E ho circa 40 birre nel frigo. Ottimo, direi. Ora veniamo. Ci dissettiamo che fa caldo. Va bene, grazie Pino. Grazie, tante belle cose, solida, ok. Piano piano arrivano tutti, siamo in tanti un po' quest'anno. Verrà lunga questa intervista a Leonardo. Allora, Leonardo è venuto a fare la prima gara con noi a ottobre a Vallelunga. Esatto. E quest'anno è stato uno dei primi. Ha detto, Francesco, oh, io sto iscritto a tutto il campionato, non me ne frega. Covid, non Covid, sì, bomba atomica. Lui è proprio... come dici subito che ne pensi, ovviamente, del campionato della moto tua qui a Varano, come ti piace, se ti piace l'ambiente, dici qualcosa, qualche tuo pensiero. Allora, ambiente, persone eccellenti dove ognuno aiuta l'altro, traiettorie ti aiutano, anche perché sono uno che va piano, quindi anche in pista hanno cercato di aiutarmi a vedere le traiettorie, cioè questa è una cosa bellissima, diciamo, c'è la sportività e la passione di tutti proprio, di tutti. La moto oggi, oddio, in questo tipo di circuito io non ho mai girato di questi circuiti molto, diciamo, corti, però una bella esperienza, adesso speriamo domani vada un po' meglio, e vediamo come si evolve la situazione. Poi siamo qua, ci divertiamo tutti insieme, si mangia un po' sempre distanziati, lo dico sempre, no? Il BDB è anche questo, diciamo. Soprattutto questo. Soprattutto stare insieme, siamo stati a cena insieme, abbiamo riso, scherzato, insomma. Purtroppo ancora no, vanno a mangiare alle spalle nostre, perché noi eravamo in viaggio ancora, maledetti. Sì, sì. Comunque gente meravigliosa, guarda, devo dire proprio gente meravigliosa, tutti splendidi. Una per una, devo ringraziare tutti, ringrazio Francesco che mi ha fatto entrare in questo mondo della BDB. Sei uno dei tanti saponettari, no? Esatto, e bello, bello, grazie. Bello. Grazie Leo. Allora abbiamo Luca Bassetto che corre qui con una moto nuova, Luca Bassetto che tra l'altro è anche un nostro partner e ci tengo a dirlo, l'FMA Hub che ci aiuta... per tutta, ovviamente ci aiuta per tutta la gestione per quanto riguarda la coppistica. Non so se si può dire la coppistica. Sì, diciamo premiazione, forse è più bello, no? Però sì, la coppistica no, sembra una cosa più più carino, la premiazione. Bene, bene, è sempre bello tornare qua fra tanti amici. Questa è la cosa più importante. E poi oggi è una bella giornata, nonostante la pioggia di ieri, oggi abbiamo trovato una bellissima giornata. Ci siamo divertiti, io naturalmente non faccio parte dei piloti, faccio parte dei gentleman driver, ma credo che questo sia l'obiettivo di questo campionato, cioè quello di far divertire anche chi non è poi un pilota, cioè non lo fa di professione ma lo fa di passione. Allora, chiudiamo con Alessandro, vieni Alessandro Ceci che è anche responsabile della Aprilia Cup, che per il primo anno corre all'interno della categoria veloce della BDB. Quindi come sono le tue impressioni? Ovviamente cerca di fare un bel sunto perché stiamo veramente fuori tempo. Benissimo, dunque impressioni ottime, nel senso noi veniamo da un contesto di famiglia, diciamo, passatemi il termine. Questo contesto purtroppo in qualche modo ci è stato tolto perché non abbiamo più potuto proseguire nei contesti in cui eravamo. E anche se quest'anno purtroppo per tutto ciò che sappiamo la presenza Aprilia Cup è piuttosto esigua in BDB, però secondo me ci sono tutti i presupposti per mischiare le nostre famiglie, perché vedo che la filosofia, il modo di stare insieme è la stessa, quindi... come la stessa un po' per tutti i campionati, io lo tengo a dire assolutamente, assolutamente, però ci sono campionati in cui c'è più famiglia e campionati in cui ce n'è un pizzico meno, e qui c'è di famiglia ce n'è tanta, quindi sarà un piacere mischiare le nostre famiglie. Ti ringrazio proprio Alessandro, sono sempre belle parole e ti devo salutare perché voglio fare la chiusura solita, di quello che ti pare, io ti lascio proprio il microfono, 2 minuti. Siamo qui a Varano in questo campionato un po' monco, bellissimo, guardo là, che devo fare? Guardiamo lì. E ringraziamo il team, ringraziamo tutti per l'upgrade che il mix ha effettuato quest'anno su una panigale meravigliosa, moto un po' complicata, un po' faticosa, però domani miglioreremo sicuramente, il podio è là, è alla portata. E ringraziamo un po' tutti, complimenti all'organizzazione, complimenti a Del Monte, al Motoclub, al Team Saponettari, ai fotografi meravigliosi, a te anche, a tutti loro, guardiamoci
Bix, e me ne vado. Buonasera a tutti, ciao. Seconda griglia della giornata per la PDP qui a Varano, e ci siamo con la potente e la veloce pole position, come detto, di Giuseppe Boccaturi, numero 65, eccolo pronto a partire. Francesco, gran gara anche questa, ci prepariamo veramente. Intanto attenzione, attenzione, perché ci siamo, arrivano anche gli ultimi, quindi a brevissimo avremo la bandiera russa che va a sfilare dalla fronte dello schieramento, e quindi la bandiera verde invece assegna la stessa giornata, doppio terremoto, come dico, doppio io, doppio terremoto, eccoci. Assolutamente, guarda la bandiera verde, bandiera verde, ok, alle spalle dello schieramento sfila anche la rossa, e quindi è il momento dei semafori, il momento dei semafori che vanno ad accendersi in questo momento. Via, partiti ora, attenzione, e parte subito forte Francesco Boccaturi, non vuole sentire assolutamente nessuno, numero 65 subito in testa, guarda quanti metri a prima staccata Francesco, beh, direi che con l'inquadratura tutta su Giovanni, per Giovanni, un altro per Giovanni, il numero 684, beh, direi che Boccaturi è partito alla grande, eh? Boccaturi, sì, esatto, una conferma, eccolo qua, guardate già i metri che ha dato, vabbè, ma anche lui fa un altro mestiere, tra l'altro quest'anno, vorrei ricordare, è in grandissima forma Pino, finalmente guida la moto molto 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 come dice lui, vediamo un board device, ah ecco, device, vedete, Fabio Bernardi esatto, volevo un attimo finire il discorso su Pino, guida molto molto correttamente quest'anno, ha trovato la sua, diciamo, la sua quadra, sembra, e vedete già i metri che ha dato, sì, agli altri dietro, no, volevo dire credo farà anche una tappa in qualche trofeo di professionismo, diciamo, quindi si preannuncia magari una tappa a un National Trophy o qualcosa giù di lì, ecco, volevo dare questa informazione, qualche indiscrezione, sì, per quanto riguarda Boccaturi, che decisamente dimostra che ha le carte per poter dire la sua. Intanto guarda quanto si allunga nei confronti di un Nicolas Rovelli, per quel che riguarda il discorso, appunto, lo numero 821 Pulsi Racing. Importante presenza anche quella di Rovelli, assolutamente, viene da Cina. Stavo guardando la staccata di Giovanni Mattei, che quasi che voleva. Intanto vediamo Ceci che è entrato su Querio, che va largo. Querio che va largo, attenzione, viene passato anche da che roba, che bagarre che stiamo vedendo. Qui siamo su Giovanni Mattei, che insomma, che ha fatto una ripresa a Ceci, quindi se le sono suonate di santa ragione là. Assolutamente. Tornando su Rovelli, il discorso di Rovelli molto interessante, perché lui quest'anno Bernardi è rimasto nel gruppettino inseguitore da dietro il gruppettino, diciamo, dietro a Boccaturi, e davanti appunto al suo compagno di squadra, che è Vernarelli. Con la Panigale, sono in due categorie differenti. Vediamo qui la guida di Vernarelli, molto molto, ecco il primo passaggio, tra l'altro c'è Dessì, vediamo Dessì che ha avuto un problema in partenza, siamo già al terzo, sì, scusate, sì, il terzo passaggio, diciamo problemi perché Dessì non è partito, ha avuto un problema in partenza, adesso bei problemi qui, il doppiaggio, mamma mia, pericolosissimo, un punto. Quindi queste critico, cose, sì, critico, beh, insomma, sai, cioè, è una griglia questa molto molto, molto veloce, concitata, molto veloce, sì, potente e veloce. Tra l'altro, per quanto riguarda Bernardi, Francesco va a smentire la vecchia regola per cui ogni figlio perde un secondo. Mi sembra che invece Fabio Bernardi è vero, no, li ha guadagnati, devo dire. Guarda, Fabio ha avuto un bellissimo, in arte sbronzinator, no? Ha avuto un bellissimo weekend, perché per la prima volta vede intanto queste immagini bellissime. Ancora, ecco Luca Bassetto, attenzione, Luca, perdonami Francesco, sì. Luca sta dietro a Querio, credo. Io volevo fare un po' di amarcord, sì, dietro a Querio, ecco. Ripercorrendo un po' delle fasi della BDP, poi delle bicilindriche. Attenzione, Bassetto su Querio, con una certa cattiveria anche, devo dire, sì. su Querio, che è un grandissimo anche lui, che tra l'altro reduce di un intervento importante, e lo ritroviamo subito in pista con noi a darci il gas, quindi darci il gas è grande, e è bello perché appunto parliamo di lotte al, come dire, non dire retrovia, è un
una frase brutta, però comunque piloti che non stanno lottando per il podio. Ma tanto vediamo, sì, Pogaturi che vabbè viaggia su un altro pianeta con il monoruota. Sì, la bello della BD è proprio questa, Raffaele. E il bello della BDP è che davanti c'è il gruppetto di quelli che vanno fortissimi. Poi c'è il gruppetto, diciamo, degli inseguitori, e poi c'è il gruppettino magari di quelli in mezzo, e il gruppetto che si crea anche di quelli dietro, no? Che si divertono anche a loro volta, assolutamente, no? Quindi è stato il successo degli anni d'oro, sì, quando appunto erano più di 40 rotti partenti, e stiamo tornando su quei livelli. Ancora una volta stiamo tornando, appunto. Ci si lavora, speriamo. Esatto, intanto vediamo Pier Giovanni con la sua panigale. Come Pier Giovanni, esatto, un po' deve acquisire un po' anche lui alla prima volta a Varano. Abbiamo molti rookies tra virgolette di Varano, sì, no? Quindi come per ritornare al discorso di tanto Pogaturi, una guida splendida, ripeto, quest'anno stra in forma proprio. Eppure ha detto che non ha girato per niente quest'anno Pogaturi. È vero, questa sì, non ce la racconta giusta, no, è vero, è andato, con lockdown dice che non ha girato tanto, però comunque vediamo che sarà, che forse ha ricominciato a utilizzare un po' l'elettronica della sua panigale, dato che è una moto che nasce per essere utilizzata con l'elettronica. La moto si guida, ecco, vediamo intanto Bassetto. Ecco, Luca, esatto. Luca, ancora una volta Luca Bassetto. Su De Sì. Luca, anche Luca, devo dire, Luca è stato protagonista negli anni passati in sella alla Bimota, sì, che è una moto che lui è affezionato e meno importante. Quest'anno ha deciso, come dire, un percorso più facile, ma direi più soddisfacente per lui, perché sta tirando veramente alla grande. Assolutamente, poi c'è una bellissima guida, e quindi è molto piacevole anche da all'occhio. Bassetto è anche abbastanza veloce comunque. Cioè, intanto vediamo qua, Sbronzinator sempre dietro a Vernarelli, vediamo perché tra poco, ecco, vediamolo con l'immagine dal... che davanti abbiamo Rovelli, poi Del Deo, devo dire che Vernarelli è partito molto bene, gli sta proprio attaccato, sta girando forte, ma Bernardi lo vedo un po' pericoloso lì dietro. Siamo a quasi metà gara, sì, come dicevo prima, ecco, intanto Pogaturi, però come dicevo prima, tornando al discorso di Bernardi, prima volta comunque a Varano, insomma, ottimo tempo, e tra l'altro sembra che la gara sia una gran gara per lui, perché rimane attaccato al gruppetto di quelli che sono subito dopo, degli inseguitori, no? Il gruppetto degli inseguitori. Intanto vediamo Mattei. Il gruppetto di destra. Ecco Mattei, sì, assolutamente Mattei, che è nel gruppetto invece quello un po' dietro. Ecco di nuovo Bernardi. Giovanni Mattei. Linee differenti, 92 sono comunque problemi, linee differenti tra la panigale, però non allunga, vabbè che Varano non ha... Vedi linee differenti, guarda che linee differenti che fanno tra Vernarelli e... Assolutamente, beh, diciamo che qui abbiamo un vecchio lupo di mare, perché ecco, l'attacco qualche... di Bernardi su Vernarelli, bellissimo, gli è entrato un po' lungo, però con nonchalance fa la S, bellissime le immagini del drone, bellissimo, sì, veramente senza parole. Senza togliere nulla al talento di Francesco Vernarelli, direi che a questo punto Fabio Bernardi ha in palla, un po' della sua età, come si suol dire, in palla, sì, infatti della sua gioventù, fatto sta che è riuscito a passare in maniera importante nei confronti di Vernarelli, e si porta appunto avanti. Vediamo l'onboard di Guerio, vediamo Guerio come fa Guerio le sue chicane. Davanti non vedo nessuno, c'è qualcuno, sì, chi ha? Bassetto Marco davanti, Guerio, ricordiamo, sì, per quanto riguarda Guerio, numero 123 sulla sua carina. Scalata, entra qualche problema. Buona anche da, esatto, parte di Guerio. Partenza di Giovanni Mattei, vediamo. Monoruota, ha perso un sacco di tempo. Sì. Beh, anche qui è esperienza, da portare. Beh, comunque lui non è proprio di primo pelo, già ha fatto altre gare, Giovanni Mattei, lo ricordiamo. Ma qui magari sei all'esordio, si è fatto prendere un po' dall'emozione, anche perché, ripeto, partenza di Guerio, che di solito è le partenze alla Murdoch. Ecco la partenza alla Murdoch, però il circuito, direi che invece lui parte sempre bene Guerio in arte Murdoch, un po' largo alla prima, e si è provato dietro però Bernardi, quindi sicuramente è partito bene. Partenza di Pier Giovanni, rimane un po' attardato, partiamo avanti a De Sì, per Giovanni. De Sì non è partito, è rimasto, credo, con un problema al pacco frizione, gli si è incollata la frizione. Vediamo un po' dall'alto, ecco, lo vedete, De Sì?
De Sì è rimasto lì, ecco qua, bellissima la partenza al drone comunque, che spettacolo. Da un'altra sensazione. Peccato per De Sì. Abbiamo l'elicottero, com'è? Sì, un weekend da dimenticare, no? Per quanto riguarda De Sì. Ma in verità, guarda, io ci ho parlato, lui era contento. Beh sì, comunque sai, la prima esperienza, lui è rookie quest'anno. Intanto quindi... Francesco in quattro giorni, sì, Pier Giovanni. Bellissimo slow motion anche sulla sua panigale R. Un po' da conoscere ancora sicuramente, perché lui veniva da un'altra moto. Ma esatto. Parliamo di una moto. E anche lui ha la prima esperienza a Varano, Quindi doppia conoscenza da fare per riguarda. Ovviamente sì. Vedete l'adesivo della BDB, IRT, assistenza a un miliardo di moto, ecco. Bellissimo slow motion questo dei due Alfieri, no? Come si suol dire, del team Saponettari. Vuol dire il pre e il post, no? Il se mix, vogliamo, e non gli dico così che ci rimane, ma il mix e il device. Però c'è da dire appunto che Francesco veramente è una parte importante della storia. Ma che stai scherzando, assolutamente. Italiana, perché insomma è stato presente tanto. Ne ha viste un bel po', direi. Sì. Sì. Ha tantissime esperienze, infatti non ha sfigurato per niente, ecco intanto il super slow motion di Bassetto, FM Hub, anche Luca, esatto, anche lui, insomma, grande stile da parte di Luca, devo dire che sia al di fuori che in pista ha sempre un suo stile, si vede che si sta divertendo anche. E poi dicevi giustamente BRT, che è un po', direi, come i Saponettari, è un po' un marchio di fabbrica, no, ormai, per quanto riguarda la parte tecnica e meccanica, sono degli specialisti loro, quindi anche seguono anche appunto Pino, vedete intanto come ha lasciato il freno dentro la curva, ha ripreso il gas, no? Come fanno quelli veri, quindi entra proprio pinzato e riprende il gas, quindi vabbè, Pino ormai anche lui grandissima esperienza, cioè sono molti anni e comunque è diventato molto veloce, lo vedete qua, guarda che staccatone, poi Varano è sempre anche ovviamente un po' a casa sua. Anche lui, esatto. Sì, un po' come Marco Dall'Aglio, no? Varano è una pista un po' particolare, dove come dire, chi la conosce può eccellere, perché in effetti ci sono delle curve dove... Tanto il bordo di Giovanni, ma davanti però non c'è nessuno, vediamo se c'è qualche... Dietro chi ha? Il giovane alle sue spalle ha ancora De Sì, che appunto cerca di recuperare, davanti invece c'è Giovanni Mattei. Per quanto riguarda Querio, mi dice la camera che Querio, perdonami, scusami, ho confuso i numeri, non è facilissimo, no, per niente. Comunque fatto sta che al momento davanti appunto a Giovanni abbiamo proprio visto come gli scodi, come gli si muove la moto a Focaturi, mi ricorda un po' il mitico Ben Bostrom agli anni, gli ho fatto un bel complimento qua, Focaturi, questo la pagherai cara, la pagherò cara, però me l'ha ricordato adesso un attimo col Ducatone, che gli si muoveva in quel modo lì un po', no? Peccheggiava un po'. Tanto vediamo Bassetto su Mattei, attenzione, Bassetto su Mattei, quindi un Bassetto, direi un Bassetto in grande spolvera, un Bassetto che recupera per quanto riguarda... Oh, ci si fa sotto? No, attenzione, no, però ci è mancato un attimo, direi. Hai visto, stai vedendo? Sì. Guarda, ecco. Mattei ha avuto qualche problemino, perché sicuramente un calo anche magari prestazionale dal punto di vista fisico, che ne pensi? Queste gare sono comunque stancanti, assolutamente, però insomma, ecco, non togliamo il merito anche a Luca Bassetto, sennò poi dopo è ovvio. Però probabilmente ecco, Matteo è un po' appagato, il fatto sta che Luca è riuscito a superare sia quello appunto che Matteo in questo momento, che si porta in una buona posizione il pilota romano. Vecchia conoscenza, sono impressionanti le linee di Rotatori, le stavo riguardando adesso, fa delle linee comunque molto veloce nelle S, veramente non perde tempo, è quello che fa la differenza poi a Varano, comunque le chicane, ecco, vediamo Mattei per vedere se, capire se c'ha pure qualche problema magari dal punto di vista della motocicletta o
però mi sembra che vada, insomma, sì, ha un po' passato il ritmo, ha un po', scusa, alzato il ritmo, mi sono confuso. Beh, probabilmente sì, la stanchezza si fa sentire, anche perché la sua 12.99, attenzione Bernardi, Bernardi su Del Deo, passaggio. Bernardi su Del Deo, quindi Bernardi in palla completa al nono giro, riprende Del Deo che era in terza posizione assoluta dietro Rovelli, quindi va alla caccia di Rovelli addirittura Bernardi, però in un solo giro ho paura che non fa in tempo andare a... Potrebbe non farcela, però è una grande dimostrazione di questa grande voglia che ha Fabio Bernardi, il bronzo nero decisamente carai saltante per lui qui a Parano. Ha dato il meglio di sé, ha recuperato alla grande. Come dicono, tutt'uno con la sua moto, no? Tutt'uno col suo 999. Guarda, adesso al di là della posizione assoluta, c'è da dire che in questo momento lui è il vincitore della BDP veloce. Sì, è il primo veloce per quanto riguarda la BDP veloce, quindi attenzione perché è vero che non è ovviamente della potente. Modulatore della potente, siamo al ancora non è finita, però attenzione che c'è un doppiaggio, doppio. Attenzione, Aquario quasi si prendono qua, ecco, tra l'altro Pino e Aquario che sono... Ok, hanno cambiato il quadro... Attenzione pure, comunque di qua non si scherza, ma Bernardi è Del Deo? Continua. Ah no, è qua Del Deo, no, allora prima aveva... No, prima... l'ha già passato, perché siamo alle facce finali... Adesso l'ha passato, prima aveva passato, Bernardi. Era il doppiato, ci siamo sbagliati, era il doppiato, mi sa che era Pier Giovanni, quindi, era il doppiato Pier Giovanni, invece il sorpasso è stato fatto in questo momento, quindi... Passaggio finale, attenzione perché siamo agli ultimi minuti nei quali Bernardi potrebbe andare ad insidiare, solo per la situazione assoluta e non certo per quanto riguarda il discorso della classifica di classe. Esatto, però... lo vedo sfinito comunque. Sì, vabbè, no, gran gara, gara. Insomma, comunque 11 giri con questi motori, come dicevamo noi, insomma, non sono moto sono proprio pesanti. Insomma, no, 200 cavalli, cioè devi saperli anche un attimo gestire, no? Direi che qui rischiamo di andare a finire su una gara di resistenza, quindi passare i 20 giri, vediamo di resistere. Intanto Vocatori è ancora lì davanti, il doppiaggio per lui, si profila probabilmente il doppiaggio. Chi è? Bassetto? Sì, è Bassetto. Bassetto, attenzione se lo farà passare Bassetto. Ammazza com'è entrato. Beh sì, vabbè, morbido proprio, sì, però... Veramente ha avvisato anche il personale di percorso, sì, ha fatto sì, parte con Luca. Le bandiere blu. Beh, parliamo comunque di un 8,48. Vediamo Ceci qua che si appresta a fare l'ultimo giro. Intanto qua è bandiera scacchi, scacchi, monoruota, olè. Bandiera scacchi e vittoria più che mai meritata per Pino Boccatur, che va a vincere dopo la pole position, il giro veloce di gara, va appunto a cogliere l'alloro, il dobbiamo alloro che quest'anno ritorna, una tradizione, no Francesco, importante, sì. Bellissima cosa, grazie anche a Anzaloni Consulting. Esatto, Anzaloni, che abbiamo anche la corona di alloro, il nostro partner, esatto, abbiamo deciso poi questa cosa. Poi parla con giro veloce, c'è qualche problemino per il Covid e quant'altro, ma lo risolveremo. Fatto sta che Bucaturi va a vincere davanti a Nicola Sonovelli, quindi uno 8-2-1, questo per quanto riguarda la categoria potente. Va a vincere, lo vedi, l'aveva quasi ripreso a Rovelli, l'aveva quasi ripreso, come dicevo. Quasi, scusate, prima mi sono confuso con il, sì, con il sorpasso, ma era un doppiato, quindi niente, a posto così, bellissima gara. Qualche giro in più e Fabio l'avrebbe preso. Fatto sta che Fabio si accontenta, per così dire, della vittoria nella veloce davanti a Del Deo numero 36 e Alessandro Cicci, ricordiamo, numero 2-3-1 per quanto riguarda l'Aprilia V2. Per quel che concerne Bassetto, quarta posizione, Marco Cuorio guadagnano ottima quinta posizione con la sua 1-2-3. Per quel che riguarda la potente, invece, detta la vittoria di Rovelli, il secondo posto di Rovelli, la vittoria di Vocatori, scusate, il secondo posto di Rovelli, terza grandissima piazza per Francesco Bernarelli, numero 27, e quindi Giovanni Mattei che coglie un'importante quarta piazza, Pier Giovanni in quinta e Dessì in sesta posizione. E questo è l'emozionante epilogo Bellissimo. Della BDB qui a Varano. Grazie appuntamento a tutti. Sempre a Varano, appunto, 12-13 settembre. Grazie a tutti e arrivederci. Gara divertente per me, peccato la partenza, ho sbagliato un po' la partenza, ho perso il treno all'inizio. Poi ho cercato di recuperare, ma alla fine quando ti innervosisci il tempo non viene mai.
La moto andava bene, il tempo bellissimo, la compagnia perfetta e grazie all'organizzazione. Che altro aggiungere? Nulla. Quindi abbiamo Luca sereno e soddisfatto, grazie ancora. Grazie a te, ciao, ciao alla ciao. Prossima. Partenza di merda, finito nelle retrovie, quarto giro fisicamente ho ceduto, bella esperienza da ripetere, la rivincita sicuramente a settembre. Grazie a tutti. Grazie a te, ciao. Non di niente, sono stanco. Poteva andare meglio perché stavo recuperando, perché io recupero nei giri finali, perché vedo che gli altri hanno un calo, anche se non sono allenato, però stavo recuperando su lui, però mi sono trovato una moto ferma in uscita fuori cavalli in traiettoria e è andato via, che devo fare? Fermo da un anno, va bene, dai, sono contento. Sono molto felice. Pino Vocaturi, dici qualcosa, dai, vai Pino. 11 giri sono duri, tra 40 minuti devo fare altri 16, non ce la faccio. Sì. Ce la fa, Pino ce la fa sempre, in qualche modo arriva sempre all'obiettivo. Sicuramente la bandiera la taglierò, ma magari per ultimo. L'importante è che non la tagli con la forbice. No, comunque qua ragazzi fa caldo ed è una pista che ti spezza le braccia, è un casino. Fa caldo. Metti la lei la capoccia. Va bene.